Buongiorno ragazzi, oggi volevo farvi vedere le differenze secondo me tra una gravel e una bici da corsa. Allora, queste sono le mie due bici e ovviamente la bici da corsa penso che ormai la conoscete tutti, è una bianca in carbonio specialissima colorata con i colori di Marco Pantani, del peso di 6,8 kg, ok? Montata con Durace 11 velocità. Qui invece abbiamo una gravel. Ho preso una gravel, una bottecchia, quindi modello economico con un Shimano basilare, però cosa importante, doppia corona, perché secondo me se si vuole comunque fare della velocità in strada la doppia corona serve, a differenza del monocorona, perché oltre i 30 all'ora sei già imballato. E la cosa veramente, 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 secondo me, topica della gravel sono le leve inclinate. Le leve inclinate che già adesso in strada le stanno usando i professionisti e sono diventate anche vietate, hanno un uso secondo me che ti permettono di stare proprio sulla bici con una posizione molto molto più naturale rispetto a quelle in squadro della bici da corsa, perché il polso è costretto a fare di questa per stare su quelle leve lì, mentre qui viene già naturale. Ma un'altra cosa, queste ruote qui io ci ho messo dei copertoni da 32 e vi dirò che su strada già a 32-33 all'ora si viaggia comunque bene. Secondo me arriveremo fra un po' che si farà un'unica bicicletta, ovvero una gravel di livello, dove semplicemente in inverno, tra inverno e estate, si cambieranno le gomme, perché questa bici qui io l'ho già provata anche in asfalto con i copertoni da 28, vi assicuro che è una bici da corsa a tutti gli effetti, ok, tranne il peso, perché questa è 12,5 kg, non è una versione ovviamente leggera, ma se prendiamo una gravel di livello arriviamo secondo me a più o meno ai pesi di una bici di adesso con i freni a disco, perché qui abbiamo i freni a disco, mentre io nella bici da corsa non li voglio neanche vedere e quindi ho la mia tradizionale Bianchi con i freni rim. E niente, secondo me queste sono le differenze di base, ma quello che volevo dire è che questa bicicletta qui, la gravel, diventerà una cosa che secondo me lo è già diventata, ma lo diventerà ancora di più per il semplice fatto che con un'unica bicicletta possiamo fare tranquillamente due modalità di bicicletta, per l'inverno e per l'estate. Poi, se vogliamo vedere la bellezza, qui c'è qualcosa che è fatica da eguagliare, secondo me, come bellezza. Un saluto a tutti.